dura, il più grande freddo dell'anno, come San Lorenzo, è il giorno della calura, della gran calura. È vero che il detto non corrisponde tante volte alla realtà, anche perché le stagioni sono un po' sballate, però ne prendiamo spunto per dire che anche quando c'è il freddo, se c'è il caldo del Signore, il più grande freddo può essere superato. E dentro il nostro cuore non ci deve essere mai freddura, perché c'è il Signore che vi abita. Questa sera ringraziamo il buon Dio che ci dà il dono di pregarlo. Alle volte noi crediamo che venire a pregare è assolvere un impegno, è assolvere un dovere, mentre è un dono di Dio. Come detto nel prefazio della Santa Messa, Signore, lodarti non è un dovere nostro, ma è un dono della tua grazia. E allora dobbiamo ringraziare il Signore che ci dà il dono di essere venuti qui e di stare davanti a Lui per pregare. Ma dobbiamo pure riconoscere che pregare non significa parlare a Lui. È una parte della preghiera, ma pregare significa ascoltare. Anzi, la preghiera più bella è quella in cui non si parla, ma si ascolta, come detto anche nelle Scritture. Beato chi ascolta la parola di Dio e la mette in pratica. O come Maria, che ascoltava tutte le parole di suo figlio e le meditava nel suo cuore, perché continuamente quelle parole risuonavano nel suo cuore. Chiediamo al Signore la grazia dell'ascolto, che è appunto la grazia della preghiera. Non è tanto importante quello che l'uomo dice a Dio, quanto quello che Dio dice all'uomo. Ci mettiamo allora in ascolto della parola che Dio soffia a ciascuno di noi dentro il cuore, nelle locuzioni interiori, che se stiamo attenti sempre noi possiamo ascoltarlo, e attraverso le locuzioni esteriori, quei detti della Scrittura che ci vengono date, oppure quelle preghiere che Dio mette in bocca ai fratelli, possono essere carpite da noi come locuzione di Dio, come una parlata di Dio che risponde a noi, e così si forma il colloquio tra noi che parliamo a Dio e Dio che parla a noi. Quella allora è vera preghiera, colloquio con Dio, in cui parla l'uomo e parla Dio. Ti chiediamo, Signore, di entrare in questo colloquio, altrimenti la preghiera, se resta soltanto soliloquio, non è preghiera. La preghiera è colloquio, in cui la parte più importante è quella tua, non quella nostra. Fratelli e sorelle, abbiamo oggi la gioia di avere questo dono. Siamo grati al Signore e chiediamo fin dall'inizio allo Spirito Santo che scenda su di noi, perché ci mette in sintonia
con Cristo, Signore. Ci mette in sintonia tra di noi e ci libera di tutti gli ostacoli psicologici e fisici che si frappongono alla preghiera, cioè al colloquio con Dio. Nella gloria, nella gioia, ma quando tu scendi qui in mezzo a noi, scendi in mezzo ai poveretti, agli angustiati, agli afflitti, e quando questi ti cantano, ti lodano, dimentichi per un momento delle loro case, dimentichi dei loro affari, dimentichi delle loro angustie, dei loro dolori, delle loro sofferenze, tu certamente gioisci. C'è più festa in cielo. O Signore, tu gioisci più qui sulla terra che nel cielo, quando ti trovi in mezzo ai peccatori, quando ti trovi in mezzo a un popolo che è come la pecorella smarrita e grida a te. Tu gioisci, Signore, ognuno di noi è una pecorella smarrita, e quando tu la trovi, e quando questa pecorella guarda a te, tu gioisci e dici che la tua gioia è più grande di quella che tu hai nei cieli, quando tutti gli angeli cantano a te. Lode e gloria a te, Signore. Cammini davanti e apri le porte, apri le brecce e siedi in mezzo a loro. Signore, ti ringraziamo della tua presenza qui in mezzo a noi. Raccoglici sempre, Signore, nelle nostre dispersioni. Cammina sempre davanti a noi, stai sempre in mezzo a noi, o Signore, perché abbiamo bisogno di te. Lode e gloria a te, Signore.